tema centrale è il desiderio di raggiungere inseguire i propri sogni e di raggiungere Roma. Il fatto che il protagonista lo faccia tradendo la fiducia della madre, di nascosto la madre, che è un legame di senso di colpa nei confronti della madre, quindi c'è anche il legame tra madre e figlio. C'è il tentativo di combattere contro un sistema ingiusto che impedisce a certi ragazzi di potersi muovere liberamente, poter viaggiare. Sono un grande sostenitore del fatto che sia importante insegnare proprio il cinema nelle scuole, che può aiutare i ragazzi a entrare in comunicazione più diretta con tante altre, perché il cinema è una forma d'arte che racchiude tante altre forme d'arte, e quindi attraverso il cinema puoi insegnare letteratura, musica, pittura e puoi educare i giovani all'immagine, quindi insegnerei proprio storia del cinema. Riguardo al film che ho fatto, è una storia che intanto i protagonisti sono coetanei, degli studenti, e ha una struttura romanzesca, da romanzo d'avventura, e quindi diciamo è accessibile anche proprio ai giovani e può aiutarli sicuramente a vedere da una prospettiva diversa, da un'angolazione diversa, affrontare questo tema così importante e drammatico della nostra epoca, facendoli intanto capire che hanno dei privilegi che spesso danno per scontati, come il fatto semplicemente di potersi muovere liberamente da un paese all'altro. E poi sicuramente li aiuta a capire che dietro quei numeri che siamo abituati a vedere al telegiornale ci sono dei ragazzi come loro, che hanno sogni come loro, che hanno rapporti con i genitori che si preoccupano per loro, e quindi avere la possibilità di sensibilizzarsi su un tema così delicato.